con questa lettura dei tarocchi e vediamo se qualcuno si pente di essersi allontanato da te. Qualcuno si pente di essersi allontanato da te. E nel frattempo, ovviamente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi su tutti i canali YouTube. E allora cerchiamo di capire se qualcuno si pente di essersi allontanato da te. Quindi quello che ti consiglio è di concentrarti su una persona, magari, che si è allontanata da te, che non è stata più vicina. Ovviamente ti ricordo che se vuoi metti un like, e fai una donazione al canale, dai un sostegno al canale. E nel frattempo, appunto, cerchiamo di capire se qualcuno si pente di essersi allontanato da te. Quello che dovresti fare è scegliere il testimone. Il primo testimone è il Buddha, il Buddha, il primo testimone, il Buddha. Il secondo testimone è la piramide. La piramide è il secondo testimone, per chi vuole scegliere la piramide come secondo testimone. E il terzo testimone è la stele. Vediamo, il terzo testimone è la stele, per chi vuole scegliere la stele come terzo testimone. Allora, quindi i testimoni sono tre e sono quindi il Buddha, la piramide e la stele. Quindi vediamo, pensa a una persona e vediamo se questa persona si è allontanata da te. Vediamo se questa persona si è allontanata da te. Cerchiamo di capire se questa persona si è allontanata da te. Bene, bene, bene. Quindi, partiamo, partiamo. E prima stesa il Buddha. Il Buddha. Vediamo se questa persona si è allontanata da te. Allora, partiamo, cioè se si è pentita di essersi allontanata da te, e cosa farà? Quale sarà la cosa che farà questa persona? Farà qualche atto eclatante o non farà niente? Vediamo, vediamo se questa persona farà qualche atto eclatante o non farà nulla, o non farà nulla. Allora, vediamo un po', partiamo e partiamo. Con i tarocchi degli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo se si è pentito oppure non gliene frega assolutamente nulla. Vediamo un po' con gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo un po' se questa persona si è pentita o se non gliene frega assolutamente nulla. Vediamo se si è pentito o non gliene frega assolutamente nulla. Allora, mi stagliamo le carte, vediamo un po' se si è pentito o non gliene frega assolutamente nulla, o non gliene frega assolutamente nulla. Mescoliamo le carte, salutiamo Roxy, Roxy. Allora, tagliamo. E scegliamo le prime tre carte. Si è allontanato da te, si è pentito o non gliene frega assolutamente nulla. Fate una donazione al canale per dare un sostegno. Potete fare una donazione cliccando sul tastino col dollarino. Allora, beh, diciamo che è una persona che ha una sua stabilità, ha una sua stabilità, è una persona che diciamo una sua stabilità emotiva, è una persona che non gliene frega nulla, è il matto. Cioè, l'unica cosa che gli spiace, diciamo, è probabilmente un po' il fatto della sessualità, è un po' il fatto della sessualità, ma è una persona a cui non gli frega assolutamente nulla di te, fondamentalmente. Non è che gli frega, gli spiace magari di non svuotarsi più, come possiamo dire, gli spiace magari di non svuotarsi più le palline da tennis, ma di fatto non gliene frega assolutamente nulla. Di fatto non è che gliene freghi, non è che gliene freghi assolutamente nulla. Anzi, è probabile che
diciamo, abbia già trovato un'altra. È probabile che si sia già trovato un'altra e quindi, come dire, di te non è che gliene frega più di tanto, di te non è che gliene frega più di tanto. Probabilmente si è già trovato un'altra, gli dava un po' di fastidio forse, ma nulla di che. Quindi per adesso diciamo che nella prima stesa, ma cerchiamo di andare a capire che cosa ci dicono i tarocchi. Cerchiamo di andare a capire cosa ci dicono i tarocchi esoterici, cosa ci dicono i tarocchi esoterici egizi. Ricordiamo che i tarocchi, la lettura dei tarocchi, ad esempio, si basa sulla sincronicità, la sincronicità studiata dal grande psicanalista, diciamo, svizzero, che è Carl Gustav Jung, che fu allievo di Freud per un certo tempo e poi dal allievo di Freud divenne, diciamo, come possiamo dire, ideò la psicologia analitica e ideò anche, come dire, la teoria della sincronicità, sulla quale si basa appunto la lettura dei tarocchi. Quindi mettete un like, fate una donazione al canale se volete dare un sostegno al canale. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi, grazie Roxy, i tarocchi esoterici egizi. Allora, abbiamo la ruota della fortuna, quindi comunque sia, tu cadrai in piedi, non te ne deve fottere niente. Abbiamo il fante di spade, che sarebbe il sorvegliante, un osservatore curioso. È una persona questa che non è tanto interessata, diciamo, a quello che tu puoi dare. Diciamo che è una persona interessata soprattutto a realizzare le sue cose. Quindi questa persona non farà atti eclatanti nei tuoi confronti. Diciamo che ha vissuto la relazione con te in modo superficiale. Non si è mai, salutiamo Roxy, non si è mai impegnato più di tanto, non ha mai avuto più di tanto interesse nei tuoi confronti, fondamentalmente, non ne sbatte niente, insomma, di quello che tu fai o che non fai. Non ha mai creato una connessione profonda con te, fondamentalmente. Vediamo un attimino cosa ci dicono le sibille di Lenormand. Vediamo cosa ci dicono le sibille, le sibilline di Lenormand. Per capire un po' il tipo di personalità che tu hai, vediamo un po' cosa ci dicono appunto le sibilline di Lenormand, per capire un po' il tipo di personalità con la quale hai a che fare, il tipo di persona con la quale hai a che fare. Vediamo un po'. Quindi questa persona comunque non è che si è pentita di essersi allontanata, anzi non gliene sbatte niente. Forse gli manca il fatto che praticamente tu non gli hai dato, o se non gliela dai più, insomma. Vediamo un po' cosa ci dicono le sibille di Lenormand in questo caso. Cosa ci dicono le sibille di Lenormand? In effetti, diciamo che c'è anche la falce che significa, insomma, il numero 10, la falce, è praticamente cambiamenti repentini, insomma. Quindi tu è una persona fredda e calcolatrice. Scusate un secondo, c'è Amazon? Sì? Sì, sì. Non era Amazon, ma era un rompicoglioni, l'ascensorista, va bene. Quindi diciamo questo, che è una situazione di cui ci sarà un cambiamento repentino. Tra l'altro è uno straniero, il cavaliere rappresenta uno straniero, è uno che viaggia, è uno che si sposta, è uno che non gliene frega una sega, diciamo, di te fondamentalmente. E tu però nutri la speranza. Il problema è che tu hai nutrito la speranza che questa persona in qualche modo si legasse a te. È la tua speranza che ti ha fregato, perché se tu non avessi avuto speranza
Quindi la tua situazione in amore con questa persona cambierà in peggio, nel senso che a questa persona non interessa nulla di te, non è interessato a portare avanti una relazione, quindi la tua vita sentimentale con questa persona, se la continui, sarà una merda, quindi si è allontanato. Ed è importante levartela dalle palle, è importante levarti dalle palle questa situazione. Quindi questo è un punto fondamentale. Vediamo cosa ci dicono vediamo cosa ci dicono, diciamo di avere qualche suggerimento, vediamo di avere qualche suggerimento da parte, vediamo di avere qualche suggerimento. Da parte dei tarocchi, da parte dei tarocchi Zen di Osho. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Salutiamo Manuel, e salutiamo anche Rosy, salutiamo la nostra Sissi. Quindi, questa persona non solo si è allontanata da te, ma non gli frega assolutamente nulla di te, non gli frega assolutamente nulla di te. Quindi fate una donazione al canale e fate una donazione al canale e vediamo quali sono i suggerimenti. Quindi tieni presente che a questa persona non gliene frega un cazzo di te. Quindi il primo suggerimento è guardare oltre le illusioni, non ti illudere, perché non c'è niente da illudersi. Stai in silenzio, non stare a cercarlo e lascia perdere il passato. Tra l'altro ricordo che appunto i tarocchi sono frutto dell'elaborazione, diciamo, cioè il principio, diciamo, può essere spiegato con quello che ha spiegato il grande psicanalista svizzero, che è stato Carl Gustav Jung, che ci ha dato, diciamo, che ci ha dato. Che ci ha dato delle cose interessanti, no? Quindi lui è stato un allievo di Freud per un certo tempo, poi è diventato, ha ideato il suo modello, che è il modello, diciamo, della psicologia analitica, ed è un punto molto interessante. Vediamo quindi di passare. Al secondo testimone per chi ha scelto la piramide, vediamo se la sincronicità, quello che ci ha raccontato Jung, quindi la sincronicità, e vediamo un po' che cosa ci dicono le carte. Questa persona si è allontanata da te, ma si è pentita di essersi allontanata da te, o come nel primo caso non gliene frega proprio niente, anzi si è allontanato, l'unica cosa che gli dispiace è di non svuotarsi più le palline da tennis, ma per il resto non è che gliene frega molto, non è che gliene frega assolutamente molto. Quindi vediamo, secondo testimone, pensa a questa persona che si è allontanata da te, mentre salutiamo Rosy, presto sul canale avremo anche l'intervista di Rosy, ma avremo anche di nuovo Pippoli, che adesso non c'è, con Sissi e la Malga Cozza, la Malga, la Carampagnocca. Allora, tagliamo. Salutiamo la nostra Greenettina, Green Apple. Eccolo qua. Allora, ma diciamo che è una persona che è molto chiusa su se stessa, quindi non esprimerà emozioni nei tuoi confronti, fondamentalmente. Non esprimerà emozioni nei tuoi confronti. E quindi diciamo, tu sei la cozza, brava, brava, tu sei la cozza, sei definita, tu sei, abbiamo la cozza, la carampagnocca e il pippaiolo. Intervisto tre punti fondamentali, il pippaiolo, la carampagnocca e la cozza. La malga cozza. Allora, abbiamo l'eremita è una persona chiusa, però diciamo questo ha degli obiettivi, ma non è che sono obiettivi molto, come possiamo dire, molto definiti. Comunque qualche obiettivo nei tuoi confronti ce l'ha, però diciamo che un po' si è pentito, a dire la verità, farà qualche gesto eclatante nei tuoi confronti. Questa persona farà qualche gesto eclatante, secondo me tenderà a riavvicinarsi. E qualche gesto eclatante nei tuoi confronti, penso che lo farà. Farà qualche gesto eclatante e cercherà di sviluppare, diciamo, un qualcosa,
cercherai in qualche modo di creare una situazione che possa essere di nuovo di riavvicinamento. Quindi, secondo me, cercherà un riavvicinamento. Vediamo quindi qualcosa di più con i tarocchi Zen di Osho, con i tarocchi Zen di Osho. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei miei video. Se volete dare un sostegno al canale, fate una donazione al canale. Se volete dare un sostegno al canale, fate una donazione al canale. E vediamo cosa ci dicono. Non mi piace, trovi un altro nome. Va bene, un altro nome. Un altro nome per la cozza. La patella sullo scotch, già, Green, adesso mi metto un altro, volendo ci potrebbe essere anche la patella sullo scoglio, sempre nei taratà, qua vengono fuori tante cose, la patella sullo scoglio, vabbè, la patella sullo scoglio, puoi essere la patella sullo scoglio, puoi essere la patella sullo scoglio, dai, questa, Sissi ormai è la patella sullo scoglio. La patella sullo scoglio. Comunque anche nel tarattaro te potrebbe avere una sua valenza, la patella sullo scoglio. Allora, la patella sullo scoglio potrebbe avere la valenza. Potrebbe essere un tarattaro interessante quello, la patella sullo scoglio. Prendi nota, Green, prendi nota. La patella sullo scoglio. E quindi oramai Sissi l'abbiamo battezzata la patella sullo scoglio. Sissi oramai è la patella sullo scoglio. Allora abbiamo il 10 denari, la casa. Beh, questa è una persona che comunque vedi va alla ricerca di una casa, va alla ricerca di una situazione interessante, di una situazione importante, va alla ricerca di questo. Poi abbiamo l'innamorato, quindi sicuramente questa persona si fa vivo, sicuramente questa persona si fa avanti e ci saranno trattative, abboccamenti, insomma, un po' di cose di questo genere ci saranno, trattative, abboccamenti, eccetera, eccetera. Quindi è importante questo, eh? La patella sullo scoglio. Quindi è una persona che si rifà viva. Comunque, vediamo un po' di informazioni da parte dei un'informazione da parte fate una donazione al canale, fate una donazione al canale. Se volete dare un sostegno al canale, fate una donazione, mettete un like e iscrivetevi al canale, ovviamente. Se volete fare una donazione, fate una donazione al canale. Allora, vediamo un attimino. Cosa ci dicono? Qualcosa di più su questa persona? Che cosa ci dicono i tarocchi? No, le sibilline di Lenormand, le sibilline di Lenormand. Scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte. E beh, dai, è di nuovo venuto fuori il bouquet di nuovo, però con il libro. Quindi una persona che comunque vorrà comunicare con te. È una persona solida, stabile, è una persona solida, stabile che ha la sua ragione e diciamo ci sarà una bella sorpresa per te, quindi questa persona ti cercherà e ci sarà comunque una bella sorpresa per te, ci sarà una bella sorpresa per te. Ci sarà una bella sorpresa per te, ci sarà una bella sorpresa per te. Quindi questo è un punto interessante, ci sarà una bella sorpresa per te. E vediamo, quindi qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho. Cosa ci suggeriscono i tarocchi Zen di Osho? Si è pentita di essersi allontanata. E vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Abbiamo la nostra Rosy, donna cuciniera, la nostra Rosy, donna cuciniera e mangereccia, perché la nostra Rosy è piuttosto in carne,
come dire, non è deperita, non è deperita, non è deperita la nostra Rosi, non è deperita. Non è deperita, diciamo che non è deperita, insomma. E salutiamo anche da Vienna, non è deperita la nostra Rosi. Non possiamo dire che sia una che patisce la fame, non patisce la fame la nostra Rosi. Allora, vediamo, ma la conosceremo, la conosceremo. Allora, beh, qua insomma, cosa ci dicono le carte? Allora, abbiamo, ma uno spostamento è una persona che ti cercherà comunque, devi rallentare, non avere fretta, in amore la fretta è cattiva consigliera. Quindi questo va abbastanza bene. Quindi siamo arrivati al salutare Davie e vediamo la terza stesa. La terza stesa che è la stesa della piramide. La stesa della piramide. Quindi metti un like, iscriviti al canale, fai una donazione al canale se vuoi fare una donazione al canale. Fai una donazione al canale se vuoi fare una donazione al canale. Non è obbligatorio, ma almeno mettere un like. Il like non costa nulla. Quando entri in chat, clicca sul tastino, metti un like che non costa nulla. E vediamo la stele. Questa persona si è pentita o non si è pentita? Vediamo un po' se questa persona si è pentita di essersi allontanata da te, si è pentita di essersi allontanata da te. Oggi è il giorno fortunato, è sempre il giorno fortunato, caro Davie, ogni giorno che siamo vivi è un giorno fortunato, ma magari anche il giorno in cui moriremo, non sappiamo. Comunque, finché siamo vivi in salute, io credo che sia un giorno fortunato, insomma. Anzi, è vero, finché una persona è viva e sta bene, sta in salute, quello è un giorno fortunato. Perché, diciamoci la verità, noi sottovalutiamo, ecco, credo che questa sia una cosa importante, noi sottovalutiamo la salute, no? È la malattia che ci fa ricordare quanto importante sia la salute. Sembra strana sta cosa, ma in realtà non è da sottovalutare, no? Perché noi abbiamo un patrimonio che è la nostra salute. Quando stiamo bene, possiamo, che ne so, camminare, respirare, possiamo far tutto, siamo in salute e non ce ne rendiamo conto, non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo. E invece credo che sia quando c'è la malattia, allora inizi a pensare quanto eri fortunato a stare in salute, ma finché stai in salute non gli dai valore, non gli dai valore. Invece è un patrimonio molto importante, quindi direi che per adesso, diciamo così, caro Davie, è un giorno fortunato. Comunque, tagliamo e scegliamo le prime tre carte, scegliamo le prime tre carte e vediamo cosa ci dicono. Allora, sicuramente a questa persona non gliene frega un cazzo di essersi allontanata, però tu avrai un cambiamento. Cioè avrai un cambiamento nel senso che entrerà, tra l'altro questa persona aveva anche un giudizio negativo nei tuoi confronti, però diciamo entrerà un'altra situazione solida, stabile, quindi questa persona qui che si è allontanata, diciamo che non gliene fotte niente di essersi allontanata, però vediamo cosa ci dicono ancora in più i tarocchi, vediamo cosa ci dicono ancora in più i tarocchi esoterici egizi, perché i tarocchi esoterici egizi comunicano. Nel frattempo mettete un like, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E quindi ricordo che è molto importante, quindi la salute io credo che sia una delle più grandi fortune che noi possiamo avere e spesso non ce ne rendiamo neanche conto di quanto è importante la salute nella nostra vita. Perché la sottovalutiamo, diamo per scontato di stare bene, diamo per scontato di essere in salute, e invece ogni volta che poi siamo ammalati ci rendiamo conto che la salute era importante. Quindi non sottovalutiamo la salute.
Allora, sì, questa persona ti ha cancellato, qua risulta cancellato il passato, praticamente questa persona ti ha cancellato, non gliene frega più niente di te, è una persona che non è interessata più a te, diciamo, sta facendo un altro percorso, un'altra strada, non è più interessata a te, non è più interessata, quindi devi, però si apriranno per te nuove possibilità. Per te si apriranno nuove chance, per te si apriranno nuove possibilità. E vediamo quindi qualcosa di più con i tarocchi, cioè scusate, con le sibille di Lenormand. Vediamo qualcosina in più con le sibilline di Lenormand, le sibille di Lenormand. Allora, tagliamo e vediamo cosa ci dicono le sibilline di Lenormand. Allora, infatti, abbiamo la croce. Questa persona ha messo una croce su di te, non gliene frega più un cavolo. È una persona che se n'è già andata via, però arriveranno nuove chance nei tuoi confronti. Arriveranno delle persone pure, delle persone che porteranno, diciamo. E arriveranno nuove persone, insomma, nuove persone che saranno molto meglio di quella precedente e quindi il giglio rappresenta la famiglia, l'armonia, il sostegno, gli appoggi, quindi una persona solida, premurosa, divertente, insomma, determinata, quindi avrai grandi chance, però quella persona lì che tu stai pensando che si è allontanata, diciamo che non gliene fotte assolutamente nulla, insomma, non gliene frega assolutamente nulla. Ma vediamo, per concludere, quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. Vediamo quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. E mi raccomando, comunque, fai una donazione al canale, iscriviti, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Tagliamo, scegliamo le prime tre carte, nel frattempo mettete pure un like. Allora, bene, deve avere fiducia nella vita, arriverà un nuovo amore e avrai uno sblocco della tua coscienza. Quindi, diciamo, per una porta che si chiude, si apre sicuramente un portone, per una porta che si chiude. Si apre sicuramente un portone. Quindi, bene. Quindi, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale, fate una donazione, abbonatevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Quindi, ci vediamo al prossimo video.